Cosa dirle? Ecco, un momento allora che mi richiede un altro numero subito. E questo me lo passi immediatamente senza farmi perdere tempo. E non si nervosisca. Povero bestia, non si nervosisca. Che se lei è nervosa io sono pazzo. Addirittura. Ecco, mi dia subito Napoli, teatro San Ferdinando. La vuole urgentissima, signore? La vuole urgentissima, normale. La voglio normale. Basta con questo trucco di far pagare la comunicazione 9 volte. Cercherò, signore, la linea è sovraccarica. Faccio quello che posso. Signorina! Signorina! Oh, finalmente, ho chiesto Napoli! Napoli ho chiesto, cosa fate lì? Giocate la canasta? Sto insistendo, ma non è colpa mia. Faccio quello che posso. Ma mi faccia il piacere, non dorma, mi dia il suo numero. Sì, sì, il suo numero. 238, 238, stato. Mi creda, signore, pronto? Ma chi è? Quella di prima! La riconosco, ma io la faccio comprare! Napoli voglio, Napoli! Ho sollecitato, ma è sempre occupato. È sempre tutto occupato, lei c'è tutto occupato. Ma che cosa c'ha di libero? Parigi, il Perù, la Lascia, Rocca Priore. Mi dia Rocca Priore, ma mi faccia parlare con qualcuno. Mi spiace, signore, creda, ma non è colpa mia. Certo, signorina. Mi dia la capoturno, subito la capoturno. Pronto, pronto, signorina. Signorina. Se n'è andato di scacciare in quel tempo. Ma che succede? Che c'è? Vera, ti senti male? Oddio, che succede? Vera! Signorina Vera, Carla, venga, venga! Signorina Carla! Cosa succede, ragazze? È svenuta! Su, andiamo, portatela al bar! Sì, portiamola su, accompagnatela, sì, portate! Fatemi prendere un po' d'aria, andate tutte, presto, su! Capoturno vuole parlare con lei. Pronto? Sì? Qui da Capoturno. Sì, signore, mi dispiace, signore. Guardi, la signorina è svenuta, sì. Signore, non gridi tanto, altrimenti non capisce. Svenuta. Esse come Savona, Venezia, Empoli, Napoli, Udine, Taranto, Ancona. Svenuta. Mi dispiace, ma che cosa c'entro io? Io sono 2 ore che cerco di parlare con Napoli. Le studiano tutto adesso. Smettono pure, roba da matti. C'è da mangiarti il fegato. Su, prendi, su. Su, Vera, bevi qui, dai. No, no, grazie. Come va, Vera? Stai meglio? Meno male. L'ho messo a posto io, sai, quell'ignorante. A me se mi toccano sull'educazione. Tu già hai un'occasione buona per far feste. Su, adesso basta, tornate dentro. Mi raccomando, bevi. Tu rimani pure, Vera. Ciao, Vera. Su, coraggio.
E questo lo lasciamo qui? Perché sei male? È per me, non lo sapevi? Quant'è cattivo. È una medicina. Chi credevi che fosse, Rosolio? Ma io non l'ho preso mai. Tu andiamo ragazzi, a posto, andiamo. Tu. Come sta, Vera? Sta meglio, sai, col marito che andiamo malissimo. La verità è che lei fa il turno di giorno, lui di notte, non stanno mai insieme, tu mi capisci? La sai l'ultima, Lui si è messo con la camicia e che andava in casa a provargli le camicie. Ma dico io anche lei, ma comprogliele fatte le camicie, che pazienza. Sai come sono quelle lì? Se facevamo le camicie da uomo a domicilio, quest'ora non eravamo qui né io né te. Ah, se lo dico io. Ti controllo. Pronto? Signorina Carla, la 411 non risponde, provveda. Intervengo subito. Cosa c'è? Qui gli uomini considerano le donne schiave come in Egitto. Però con me zazzano poco, te lo dico io. Ieri sera gli ho detto a mio padre, dico, ma che te credi che stiamo ancora ai tempi dei faraoni? Senti tu, faraona, guarda che il controllo mi avverte che non rispondi. Devo farti fare il rapporto, sai? Ci deve essere qualche linea a terra, perché io sento, ma gli altri non sentono, è per questo che avevo staccato. Ma guarda che combinazione. Tutte a te capitano. Io in tanti anni di centralino non ho mai avuto niente a terra. Beh, signorina Carla, è questione di fatalità. Allora senti, adesso faccio fare la verifica. Se non è vero, non ti eviti neanche la fatalità del rapporto. Siamo d'accordo, vero carina? Ecco. Oh, ma questa ce l'ha proprio commessa. Mannaggia. Pronto? Devo avere pazienza, signore. La linea con Parigi è occupatissima, ci sono molte richieste. Che numero ha lei? A che ora esco? Che gliela importa? No, grazie, è troppo gentile. Grazie, c'è un tram che mi porta proprio davanti a casa. Pronto? Pronto, Messina? Vorrei Taormina, per favore. Cara, è 10 minuti che te l'ho chiesto. Sì? Taormina? Pronto, Taormina? Ciao, Carmela. Chi sei? Sei nuova? Senti bene questo nome. De Lorenzi. Hotel San Domenico per le ore 16:30. Carmela fa festa oggi? È stata rapita. Dai briganti. Però che sistemi. Ma sarà. A me proprio non mi piacerebbe. Ciao. Cos'è che non ti piacerebbe a te? La conosceva lei la centralinista di Taormina? Io no. Era tanto simpatica. Ci cantava sempre le canzoni siciliane. Quando non lavoravamo, ben inteso. Ah, ben inteso. Cosa gli è successo? È morta? Ma che morta? Pensi, l'ha rapita il fidanzato. Siciliani. Me lo diceva sempre mia mamma di stare attenta. Una mia zia è stata tanto scottata da uno di Palermo, cara mia. Naturalmente. Beh, vuol dire che aspetterà. Oh, ma... Ma che cosa? Ma che, vi siete impazziti? Che, ci sono dei contatti a terra per caso? Ma che ne so io, non sono mica pratica. Ma non sarà lei ad averci qualche cosa a terra, no? Beh, prima non sentivo. Si vede che c'ha orecchie foderate di prosciutto. Allora, questa linea? C'era un contatto, ho aggiustato tutto. Ha aggiustato, che bravo. Puoi ringraziarlo anche tu, sai? Perché? Dovere suo. Che roba. Pronto, Taranto? Che provincia è Taranto? Oh, Santa Maria! Di Casal Pusterlengo. Pronto? Sì, la metto in linea, prego parli. Sì? Ciao Marchetti, hai visto mio marito? No, non l'ho visto. Grazie. Sentite come fa la signorina Carla? Ah, ecco la Bruna, quando c'è un'occasione per batter la fiaca non te la lasci mica scappare, né. Uno di questi giorni ci faccio uno di quei rapportini coi fiocchi, né. Oh, ma com'è spiritosa la signorina Bruna. La prossima mancanza come la mettiamo? Se viene a raccomandarsi alla signorina Morandi, eh? Ma no, signorina Carla, non se la prenda. Sa com'è Bruna, scherza sempre, ci tiene un po' allegri. Sì, scherza pure, ma sul servizio no, è proibito. Mi scusi, signorina. Prego, carina. Siamo proprio splendidi questa sera. Ma che dice? Deve scusarmi, se la fate aspettare un po'. Ma le pare. Ha avuto qualche noia. Gianluigi, è un'ora che ti attendo, non mi fare impazientire. Andiamo. Spacciata con lei tutto il giorno con la storia della linea a terra, non so se per me ne fa. Ciao, ciao, Vera. Poveretta, mi fa una pena quella lì con quello maccio. Presto, presto, andate a vedere.
favore, ciao! Che cos'è? Niente, un po' di raffreddore. Buonasera. Speriamo che non sia una cosa seria. No, no, un po' di irritazione alle vie respiratorie superiori, una leggera flogosi alle mucose nasali. Una che cosa? Una flogosi, comunemente detta infiammazione. Ma sì, insomma, un semplice raffreddore. Il dottore passava di qua e allora... Appunto. Ma io non sto male. È stato lui che mi ha fatto male. Lucetta, come stai, amore? Stai bene? Sì, mamma. Dottore, non avrà mica la febbre? No, no, per ora no. Del resto passerò io domani a rivederla. Beh, non si disturbi. Speriamo che non ce ne sia bisogno. Ma nessun disturbo, signorina, si figuri. E poi devo venire dalla signora Baistrocchi che sta al quinto piano, quindi... Casomai le telefoneremo noi. Lei poi non è più venuta a farsi vedere? Grazie a Dio sto benissimo. Beh, una leggera curetta di iniezioni penso che non le farebbe male. Sa, sua sorella mi pare un poco sciupatina. Arrivederla, dottore, e grazie infinite. Arrivederci, signorina. È colpa degli orari strampalati che le fanno fare. Certi giorni torna a casa alle 2, certi altri va a lavorare a mezzogiorno. Proprio così. Di nuovo, signorina, buonasera. Ciao, Lucetta. Buonasera. Amore di me. Non regolano i pasti e lei, dottore, mi insegna che è la prima cosa. Sì, sì. Che ti ha detto il dottore? Di prendere le medicine. Di prendere le medicine? Adesso mamma va a prepararti il latte con il miele e tu te ne vai a ninna. Ti copri tanto tanto così non prendi freddo. Su, mettiti sotto. Anche la bambola, anche la bambola. Ma Fernà, guarda un po'. A Bruna! Ma sono i fratellini? Quelli? Sì, quelli sono i miei fratellini. Accidenti. E tu che fai qui a quest'ora? Che vuoi che faccia? Niente di male, due chiacchiere, no? Ma che chiacchiere, chiacchiere? Fila a casa. E questo chi è? Permette, Silvio Marco Tulli. Oh, ma non vedi che soggetto? Mandi rimedi a Bru. Oh, ma me volete lasciare in pace? E mo me so pure stufata, va bene? Oh, oh, t'ho detto d'andare a casa. E io non ci vado. E io t'allento uno sganassone proprio qui in mezzo alla strada. Ce lo sai ma che non volevo che ti metti col primo pappagallo che passa, no? E tu intini? E piantela! Scusi, no. No, e tu bisogna che ti stai zitto. Volevo dire che dovevo andare via, è tardi. Bravo, ma lo vedi che questo qui ha già capito? No, la resta qui. E io vado con chi mi pare. E che c'ha paura di sti tre carciofi? No, ma è tardi, devo andare cammina, via. Guarda che ti castigo, sa, cammina. Lasciami perdere, sa. Quante volte te lo devo dire? Ma è possibile che non posso fare amicizia con nessuno? Me li fate scappare tutti, tutti me li fate scappare. Ma che devo morire zitella? Non c'è mori, zitella. Il marito te lo troviamo noi, te lo troviamo. E povero cocco, come te lo sposi te? Ma ancora non l'avete capito che i tipi come voi, gli amici vostri, a me non me vanno? Sì, perché sono carucci quelli che t'aggreghi te. Ma cammina, va a casa, va. Andiamo, dai. Buonasera, signorina Gabriella. Buonasera, Gabriella. Buonasera. 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 Ma perché state sempre così al buio? Ci si vedeva ancora benissimo. Certo, per dire il rosario. Uno di questi giorni si potrebbe anche cambiare quella lampadina. Buonasera, zia. Buonasera, piccola. Vittoria. Eh? Metti in tavola e chiama il cavaliere. Subito. Cavaliere, la cena è pronta, a tavola. Buonasera. Buonasera. Buonasera, cavaliere. Buonasera.
Ma perché non l'hai nascosto? Era chiuso nella credenza. Non lo sai che quella lì c'ha tutte le chiavi? Questo fiasco a mezzogiorno era quasi pieno. E ora? E ora è quasi vuoto. Si sarà svaporato. Da domani in questa casa non si comprerà più vino. Il cavaliere ha dritto al suo cortile, non è vero? E mi pare. Cavaliere? L'edizione straordinaria di Sorrisi e Canzoni, in vendita al prezzo invariato di lire 30, pubblica le canzoni e la fotocronaca completa del Festival di Sanremo. Grazie. I vostri sospetti mi offendono. E questa dunque la vostra carità cristiana? Io in questa casa non sono trattata come una persona di famiglia. Mi si misura l'acqua, altro che il vino. Ma non durerà questa via crucis. L'ora della fine sta per arrivare. Le trombe dell'apocalisse già stanno per squillare. Senti, zia, per favore, non incominciamo con le solite scene. Sai benissimo che se ti si proibisce di bere è solo per il tuo bene. Il mio bene non è di questo mondo. Pazzi, iconoclasti! Vittoria! Passate quella musica! Vittoria! Vergognatevi! Zia! 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 Torna al tuo posto, no. Altrimenti ti chiudo in camera tua! No. Signorina! De Blasi. Sono quasi le 8:30. Mi scusi, Sam, stamattina ho dovuto prendere la circolare. Perché le altre mattine cosa prendi? L'elicottero? Vai a Bari, numero 32. Pure oggi. Sempre a Bari. Buongiorno, signorina Galliani. Sono la signora Colasanti del piano di sopra. Mi scusi tanto, l'ho svegliata. Ma ho chiamato casa mia e non risponde nessuno. Mi farebbe un piacere. Dal cortile, guardi se le persiane della camera da letto sono aperte o chiuse. Grazie. È la terza telefonata privata che fa da stamane. Prima ha chiamato il bar sotto casa, poi ha fatto venire al telefono il portiere, adesso ha svegliato una vicina. È tanto gelosa, sa. Il marito mascalzone. Cara signorina, questi sono affari privati. E come dicevi il povero come la Torricieri, noi dobbiamo lasciare la nostra personalità fuori dal portone di via Genova. Queste donne maritate sono proprio delle disgraziate, sa. L'uomo, meglio perderlo che trovarlo, signorina Spillacci. Non dovrei, Ma dati il caso pietoso, lasciamo andare. Ma siamo intesi. La prossima volta faccio rapporto e glielo dica, che io la sorveglio. Stia tranquilla, la faccio filare io. Sì, signore, attenda, la metto in linea. Sì. Pronto? Pronto, Magenta? Dai, Magenta, spicciati. Non ti arrabbiare, cara. Io no, c'è il 48562 che ha già sollecitato 3 volte. Pronto, signore, vuole Messina? Sì? No, signore, non è successo niente a Messina, stia tranquillo. Vera, guarda che il controllo mi avverte che stamattina hai già fatto 3 telefonate private. Mi scusi. Senti, non starli a prendertela, vedrai che si aggiusta tutto. Pronto, Messina, parli. Ma lo sa che lei è un bel matto. Tu cos'è che ti fa ridere? L'idea di perdere il posto? E che ho fatto di male io? Dite sempre di essere gentili con gli utenti. Mi raccontava una storiella e io ridevo. Bocca mia, taci. Pronto? Pronto? Magenta, sì, parli pure. Ma guardi, signore, che non è mica colpa mia, sa? Questo è proprio matto, altro che citati ci vorrebbe. Come, non sente? Ma che modi sono questi? È inutile che si arrabbi, sa? Oh, ma è proprio da manicomio, sentissi che urla. Magenta, guarda, per favore, Roma non sente. Oddio, altro che matto, questo t'ammazza! Per chi? Pronto, no, signora, non ho interrotto. È l'abbonato che ha staccato. Certo, signora, se vuole richiamo. È la madre. Un momento, signora, abbia pazienza. Oddio, che tragedia, questo non risponde. Ha paura di non passare agli esami. Magenta? Guardi, signora, che il 48562 non risponde. Che cosa posso farle? Ma no, signora, si calmi.
Ma no, vedrà che non è così. Certo, signora, farò quello che posso. Sì, signora, dica. Via Cattaneo 31. Sì, signora, subito. Subito, attenda un momento. Signorina Carla! Signorina Carla! Cosa c'è, Donati? C'è uno che si ammazza. Ma cosa dici? Ma sì, stava parlando con la madre. Ha detto che si ammazza. Sì, sì, l'ho sentito anch'io. Signorina, bisogna fare qualche cosa. Abita qui vicino. Posso farci una corsa io? No, cara, tu non ci vai proprio. Hai preso il numero, sai chi è? Avanti, dammelo, ci penso io. Telefono al commissariato. Quella non fa proprio niente, sai. Prima vado al capo ufficio, poi telefono al commissariato e quello ha tutto il tempo di ammazzarsi. Cosa vorresti fare? Sai che faccio? Ci vado proprio io. Ma come? Lasci il posto. Sì. Senti, fammi un favore, tienmela tu la linea. Portiera! Portiera, per piacere, il signor Conti, dove sta? Secondo piano, interno 5. Aprite! Aprite! Portiera! 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 Per favore, corra, venga lei! Mi aiuti a buttar giù la porta! E perché? Si muova, c'è uno che si sta ammazzando, non sente che puzza di gas! Avanti, dia una spallata! Portiera! Si calmi, signorina. Ho le chiavi. È lei che si voleva ammazzare? Sì, ma poi sono sceso a prendere le sigarette. Il fumo mi calma. Ma lei è proprio un incosciente, sa? Ho lasciato il centralino per venire a salvarla. Sua madre è disperata e lei si va a comprare le sigarette. Ma non si vergogna? Sì, veramente un po', ma sa, non... Ma senta, vada a telefonare a sua madre. Dov'è il telefono? Eccolo, è lì. Io alla gente come lei, e dire che rischio pure di perdere il posto. Pronto? Sono Gabriella, 216. Pronto, dammi 689 a Magenta. Subito, sì. Ma non si vergogna? Le ho già detto di sì, è l'esaurimento. All'esame doveva esserci un professore di Magenta, un amico. E invece lo hanno cambiato. Ecco perché ho l'esaurimento. Ma forte, sa. L'esaurimento lo fa venire agli altri, altro che. Pronto, sì? Ecco Magenta, è urgentissima, tariffa tripla, così impara, parli. Pronto? Pronto? Sì, mamma. Mammina, sto benissimo, sai. Mi dispiace tanto. Sì, ma è questo esaurimento. Sì, ho l'esaurimento, ma ora è passato tutto. Adesso fumo un po' e mi calma. No, no, non mi fa male. Il medico ha detto appunto che mi calmi i nervi. No, la tosse non ce l'ho più. Sai, mamma, c'è qui anche la signorina dei telefoni. Sai, è stata tanto, tanto gentile. Signorina? Signorina? Signorina! Buongiorno, ragioniere. Buongiorno, buongiorno. C'è niente per me? No, niente. Oh, tieni ben custodita la macchina, eh? Metti il lucchetto. Ragioniere del Santi. Buongiorno, signorina, buongiorno. Buongiorno. Ragioniere, io mi devo proprio scusare con lei, ma ho saputo che subito dopo la disgrazia era partito. Sì, sono stato un mese dai miei parenti a Macerata. Ma scusarsi di che cosa, signorina? Sa, di non essere potuta venire di persona alle esequie. Ah. Ma cosa vuole, abbiamo certi orari che ci impediscono anche di partecipare ai funerali. Già, purtroppo i funerali hanno orari sempre così scomodi. Molto gentile comunque, grazie dei fiori. Ragioniere, per carità, una piccola cosa. No, non è una piccola cosa. Il portiere si era adoperato per una manifestazione collettiva, sì, per la corona, sa. Ma avevo piacere di partecipare personalmente con quel piccolo cuscino. Un piccolo cuscino, era un bel cuscino di garofani. Ma veramente avevo ordinato delle violette. Ma già, violette, ma erano passi garofani, ma qua... Comunque erano tutto... Comunque la ringrazio ancora, signorina, è stata veramente grazie, molto gentile. Non ne pare, ragioniere, io e la povera signora Stefania eravamo così buone conoscenti. Vabbè, proprio. Non me ne aveva mai parlato la buon'anima, se la ricorda. Ah, che naturale, guardi, un po' pettinata come già me. Ma... Ascensore!
Oh, signorina, se posso permettermi, Io, ragioniere, non vorrei disturbare. Disturbo, anzi. Allora, grazie. Sapesse come vuota la mia casa? Lo so. A lei non l'è mai capitato? No, io vivo sempre sola. Lo dice a me, ragioniere. Io ci sono abituata. Ah, già. Anche lei, signorina, sempre sola. Ma forse lei preferisce la sua, non so, la sua indipendenza. Beh, certo, è un po' il mio carattere, vero? Io non sono mai stata neanche fidanzata. Beh, si accomodi, signorina. Grazie, ragioniere. Prego, prego. Ecco, vede, tutto come lasciò lei, tale e quale, tale e quale. Certo che bisogna reagire, sa, perché è un dovere più che altro verso noi stessi. Ah, certo, che abbiamo. Mi dia, signorina, mi dia. No, grazie, così, ragioniere. Oh, le posso offrire qualche cosa? No, ragioniere, no, veramente. Senza cerimonie, non so, un caffè? Magari un caffè. A patto che lo prepari io, ragioniere. Non vorrei disturbarla. Per carità, nessun disturbo. Comunque, la cucina è da quella parte. Grazie, ragioniere. S'accomodi. Io non sono molto brava, ma spero comunque di accontentarla. Ah, lo farà bene, vedrà. Oh, perdonerà il disordine, ma cosa vuole? Carità, ragioniere, un uomo solo. Ecco, appunto. Il caffè è qui, vero? No, è qui, signorina, ecco il barattolo. Ah, ecco, benissimo. E la caffettiera è qui? No, no, è lì la caffettiera. Ah, lì, esattamente. Sì. Ragioniere, se lei ha qualcosa da fare, vero, non faccia complimenti. No, signorina, io non ho proprio niente da fare. Altro che aiutarla, se lo permette. Ben gentile, esserle ragioniere. Esserle utile. Oh, le tazzine le ho lavate io stamattina, sono qui, ecco. Belle, pulite, pulite. Chissà che buon caffè le faceva la povera signora Stefania. Lungo. Lungo. Molto lungo lo faceva lungo. Sì, perché sosteneva che il caffè troppo ristretto non mi faceva dormire. Rende nervosi. Lo faceva lungo. Che santa donna, oh, la signora Stefania. Sono di quelle donne che lasciano un vuoto incolmabile. Non me la ricordi? Per carità, non me la ricordi, signorina. Ed era caritatevole, sa. Sapesse quanta carità ha fatto qui nel Rione. A tutti i poveri, a tutti i bisognosi. I miei vestiti, le mie camicie. A volte, sa, io cercavo dei pantaloni appena nuovi, appena comprati. E li aveva dati via a qualche bisognoso. Anche le cravatte, sa. Chissà poi le cravatte, i poveri che se ne fanno. Ma cosa vuole, un animo sensibile, così, così un cuor d'oro proprio. E quando io, quelle rare volte, mi permettevo di rimproverarla, perché sa, signorina, delle volte mi dava via degli oggetti ancora buoni, da usare ancora, mi rispondeva con quel suo sorriso, se lo ricorda il suo sorriso, signorina. Signorina, ma sa che lei ha sorriso come mia moglie? Mi è venuto così spontaneo. Strano. Dicevo dunque, lei mi rispondeva, ah no caro, sei in errore, perché in coscienza bisogna regalare oggetti utili. Se no, a che serve? Un oggetto che non serve a niente. Aveva ragione, ragioniere, cosa vuole? Sono cose poi che ci ritornano. Certamente. Da un'altra parte, naturalmente, certamente, ma ci signorina. Ritornano. Un cucchiaino solo. Un cucchiaino, grazie. Grazie. È abbastanza lungo, ragioniere. Quasi acqua. Meno male. Che deve sempre fischiare? Ti controllano, ti controllano. Adesso gli è presa la mania di venirmi a prendere e accompagnarmi. E devo stare zitta e buona, se no mi fanno più uscire da casa. Secondo loro dovrei stare sotto una campana di vetro. Beh, forse non hanno tutti i torti. Come sarebbe a dire? Sei troppo giovane e troppo... Troppo cosa? Maria Teresa vuol dire che sei un tipo che dà nell'occhio, hai capito? Ma scusa, che è colpa mia? Ma chi dice che sia colpa tua? Però non hai ancora l'esperienza che... Ah, ma l'esperienza delle altre non è valso mai a niente. Se no, come diceva mia nonna, dopo Adamo ed Eva non se ne sarebbe più parlato. T'affirma. Non ti pare? La cintura? Come? La cintura. La cintura c'era? Come non c'era? Ma io non lo so, se non lo sa lei. No, ma c'era, c'era. Lei non deve dire che la cintura dell'impermeabile c'era. Lei deve dire, che so, suppongo, presumo.
reputo che la cintura ci fosse. E lei afferma, questa sua affermatività è proprio un senso di sfiducia verso la ditta. Scusi, sa. Ma io ricordo benissimo che... Ma i ricordi, egregio signore mio, i ricordi non servono a niente. I fatti sono quelli che comprovo. I fatti? E la bolletta parla chiaro. Dice impermeabile beige. La specificazione della cosa lì dalla cinta non c'è. Beh, sarà stata un'omissione. E qui nessuno mette, egregio signore, diretta a me. E poi volevo dire la verità. E dimo proprio la verità. E diciamolo. Sta meglio senza cinta. Sta meglio. Sì, perché la cinta ingoffa, stringe troppo la vita. Da un senso militare, l'impermeabile è bello libero, scampanato, libero, libero. Libero, comunque se la trova. Ah, se la trovo, senz'altro gliela mando, no, è sua. Dico, se la trovasse per caso. Se la trovo, ma non la trovo, stia sicuro. Già. Tanto beh, comunque se la trovo. Desidera? Sono venuto a prendere Bruna, mia sorella. A lei è il fratello di Bruna? Sì. Venga, venga. Tanto una simpatica ragazza, gli volemo tutti bene. Con mia cognata sono tante amiche. Ah, perché? Maria Teresa sarebbe sua cognata? Sì, è la sorella di mia moglie. Vive con noi. Certo, sono belle macchine queste qua. Ah, questa sì, è lava, smacchia, asciuga. E perde le cinte. E lei come lo sa? Beh, ho sentito prima il cliente che... È proprio vero. Le cinte spariscono. Non scherzo, Ne parlavo pure con l'ingegnere di Milano, niente da fare. Lei mette qui dentro un impermeabile con la cinta, lo tira fuori, la cinta non c'è più. E che la macchina si rimagna? Purtroppo Emanuele? È così. Ecco il vestito, è intatto. Sì, brava, ma un'altra volta mi raccomando. Questo è il fratello di Bruno, è venuto a prenderla. Piacere. Così ho da fare. Ah! Lei è Fernando, quello che fa scappare i fidanzati di Bruna. Ma quali fidanzati? E quella se la lasciamo fa, un giorno si presenta a casa col carro della Chiappagani. Scusi, signorina, dato che ho lasciato la macchina in divieto di sosta, se passa una guardia mi fa pure contravenzione. Gli dice di scendere. Un minuto solo, si sta cambiando. Grazie. Scuserà mia sorella, ma è tanto ragazzina. È tanto simpatica. A volte ci fa sentire ragazzine anche perché? A noi. Perché? Lei è vecchia. Noi non si voleva che andasse a lavorare, a casa non le manca niente. Ma lei dura, dice che una donna deve essere indipendente. Non le pare che abbia ragione? Ma, e poi bella indipendenza con quello che guadagna. Beh, adesso è al principio, è ancora allieva. E lei crede che ci resta? È già il terzo impiego che cambia. Prima faceva la commessa e mia sorella con quella lingua crede che possa fare quel mestiere lì. È molto difficile. Mamma, sei entrato? Ma ti sei presentato almeno? Veramente non credo che ce ne sia bisogno. Mi fai tanta pubblicità che tutti sanno che sono tuo fratello. Già, ma quale? Vi presento mio fratello Fernando, le mie amiche Vera Colasanti e Maria Teresa Landossi. Noi già ci conosciamo. Senti, Fernando, ti dispiace se accompagniamo Vera fino a casa sua? Ma senz'altro, figurati. Ma grazie. Siamo dalle parti sue. Tante belle cose. Vi accompagno. Grazie. A domani, Maria Teresa, ciao. Grazie, ciao. Ci vediamo domani, ciao. Arrivederci. Molto piacere di averla conosciuta. A me mi sa tanto questo discorsetto dell'avevi preparato prima. Ma che cosa è successo? Non la puoi lasciare un momento sola e guarda che te combina. E non fare lo stupido, Fernando, è la macchina di un cliente. Ah, mi pareva. Ciao. Ciao, Maria Teresa. Ciao, Maria Teresa. Via, signora. E la sorella di Maria Teresa con i bambini. Simpatica quella tua amica, eh? Perché io non le sono simpatica? Ma che c'entra, anzi. È una ragazza straordinaria. E poi è buona, gentile, istruita. Conosce due lingue, il francese e l'inglese. E poi è di una famiglia per bene, sai. Suo padre era impiegato in una banca, sì. Perché le famiglie che non hanno il padre in una banca non sono buone? Beh, che c'entra? Pronto, ha parlato? Grazie. Il numero 13 di Roma, eh? Pronto? Dica, signore. Potrebbe essere anche meno sboccato, signore. Ma sì, faccia rapporto, faccia quello che vuole, non mi interessa. Pronto? Ha chiesto Parigi le 3:13:27? Parli. Pronto, 11 stato. Signore, c'è molto lavoro. Vedrò di sollecitare. Che numero ha lei? Va bene. Rancaresh, H come hotel, R come Roma, A come Ancona, D come Derna. Derna. Ma non Berna, Derna. Pronto? Zia Adele? Sì, sono io, Luisa. Scusa, sentimi bene che non c'ho tempo. Nell'abitino mettici una falda scozzese giù da piedi che riprende il motivo dei polsini. Sì, sta carino, c'è anche su Marie Claire. Ora non posso. Ciao, zia, ciao. Pronto? Ha parlato? Ma ha risposto. Attenda. Allo? Allo, le 3:37? Allo? Ne ripompa? Ah, il neve fa parlare, je compris. Pronto, signore, l'abbonato non risponde. Sarà stata la voce della signorina di Parigi. Egregio signore, mi dispiace, ma questo esula dal nostro compito. Se la persona non vuol rispondere, è sua moglie? Non so cosa dirle. Ci vada pure, fa benissimo. Ha perfettamente ragione. Che cosa penso del divorzio? Beh, glielo dirò un'altra volta. Pronto? Pronto, Napoli?
Aiuto! Aiuto! La scarica! Cosa succede? Insomma, è possibile che sia sempre tutto questa confusione? Lava l'intano! Tu avanti, dai, vai in infermeria! E trovati un'altra scusa un'altra volta, che quella della scarica basta! Un giorno o l'altro ti scarico io a te! Altro che storie! Pronto, Napoli? Sempre su Napoli succedono ste cose! A Barone, che gli fanno male i denti? Che va pure lo spiritoso! Beh, mo che gli hanno fatto? Perché tu non lo sai che mi hanno fatto? E che ne so io? Eh già, prima ammazza la gente e poi dice che gli hanno fatto! Ah beh, non è che sei diventata scema? Se mi sono rotta il timpano, vediamo se sto scema, Le preghi che non mi sono rotta il timpano! Così impara a mandare scariche nell'orecchio della gente! Ah beh, non è. Ma che mi stai a dare i numeri all'otto? Te li danno a Regina Celi i numeri! Così li scherzi, li vai a fare lì! Scusi, signora! Che ha visto Bruna? Ah sì, Bruna è andata via perché si è fatta male a un orecchio. Oddio, è grave. No, non è niente. E allora con qua la faccia, me lo dici? Non ce n'ho un'altra, arrivederci. Signorina. Buonasera. Signorina, non sono mica qui di passaggio. Ci sono venuto apposta. L'ho capito, sa. E sono anche venuto per darle una buona notizia. Sono stato promosso. Oh, bravo, complimenti. È mia madre che mi ha detto di venirla a ringraziare. Ciao. Oh, ma anche se non fosse stata lei, intendiamoci, è stata così gentile. Senta, possiamo anche muoverci di qui. Ma certo. Oh, scusi. Attenta. Lo sa, credevo che le signorine del telefono fossero più... Più che cosa? Che sono sempre così nervose. Perché lei invece, a proposito, è il suo esaurimento. Tutto finito. Posso offrirle qualche cosa, un gelato? No, grazie, devo andare subito a casa. Allora posso accompagnarla. Ma sa una cosa, ho notato che le persone timide a volte sono molto più sbrigative di quelle sfacciate. Glielo spiego io il perché. Vede, il complesso della timidezza spinge il soggetto a liberarsene completamente. Io faccio medicina. Anzi, le dirò di più. Spesso la sfacciataggine non è che una manifestazione della timidezza contenuta. Questo detto in parole povere. Dai, scendi. Ma come me la lasci qui? Uffe, scendi. Ma come sei? Ti ho detto di scendere, ma sei uno strazio. Ah, ho capito. Va a casa col trampe. E poi parliamo a casa. Sì, poi parliamo a casa, ciao. Signorina. Oh, come va? Ero venuto a prendere Bruna, ma dice che... Ah, si è preso una bella scarica nell'orecchio, ma non è niente. A me è successo l'anno scorso. Arrivederla. Vuole che l'accompagno in macchina? Ah, io vado a casa e non vorrei disturbarla. Affatto, vado da quelle parti. Sì. Grazie. Senta, ma lei cosa direbbe a Bruna se la vedesse tornare a casa nella macchina di uno sconosciuto? Che c'entra? Io non sono mica uno sconosciuto. E poi... cerchi di non appoggiarsi troppo allo sportello, che quello tiene e non tiene. E poi che cosa voleva dire? Volevo dire che lei è diversa, non è come Bruna, è più seria. Carino davvero. Per fare un complimento a me è antipatico con Bruna. No, non volevo di questo, creda. È che Bruna è ancora una ragazzina. Però è vero, vede, io i complimenti non li so fare. E meno parlo, e meglio è. Cosa fa? Agli ordini. Venga. Comandi, signor direttore. Si accomodi. Colasanti, cosa vogliamo fare? Io non dico altro. Cosa vogliamo fare? Il signor direttore mi consenta una precisazione. La sua domanda si riferisce in ordine di lavoro oppure alle mie controversie familiari. Desidererei che lei fosse preciso in proposito. Sarò precisissimo. Lei si deve mettere in testa di fare il suo dovere qui alla centrale e anche a casa sua con sua moglie. Chiaro? È chiarissimo. Come si dice, al cuore non si comanda. Comunque io sono sempre pronto ad addivenire, dottore. Sempre. Farò come lei dice. Bravo. Ma perché si è sposato allora? Mi spieghi? Sua moglie è una brava ragazza, è carina. Caro dottore, quando il destino ci è avverso, lei mi insegna. Mia moglie non mi comprende, è una donna superficiale, non ha profondità di sentimenti. Io ho un temperamento tutto particolare, un temperamento poetico. Fra uomini queste cose ce le possiamo dire. Va bene, dire. Va bene, vada al lavoro. Siamo d'accordo? D'accordissimo. Farò del mio meglio. Vada. Vede, la cosa è questa. È che abbiamo due culture diverse, io e la mia signora. Io, modestamente, nel mio piccolo, mi permetto... Vada. I miei rispetti. Vabbè.
No, non c'è nessuno nella mia vita. Né fidanzati, né altro. È questo che lei voleva sapere? Sì, proprio questo. Vede, io ci sto bene con lei. Mi spiego male, ma lei mi capisce lo stesso. Qualche altra volta invece mi è capitato che non ci si capiva e... Sa, le ragazze oggi vanno che un uomo parli un po' bene. Io invece so così, so un po' tarocco. E così non c'era niente da fare, non ci si piava. E adesso pure io so come lei. Né fidanzato, né niente. Allora, grazie tante. Sì, immagini. E... Arrivederci, Fernando. Senta, Maria Teresa, c'ho un'idea. Perché non viene con noi domenica a pescare a Fiumicino? A pescare? Sì, ci avevamo una bilancia io e i miei fratelli. Vedrai, è divertente. E se non altro passa una giornata all'aria aperta. E mica gli fa male, no? Beh, ne parlerò con Bruna. Se è libera anche lei, vedrò di combinare per domenica. Di nuovo, grazie. Arrivederci. Io non ne posso più. Quella strega del controllo mi ha messo su Milano. Capirai, la domenica su Milano c'è da diventare matti. Ma è possibile che questi milanesi la domenica non hanno nient'altro da fare che telefonare a Roma? Ma pensai che se ero libera oggi sarei andata con mio fratello a pescare ciriole. Ma che hai, piangi? No, che idea, un po' di mal di testa. Io lo so il male che hai tu. Hai litigato con tuo marito? No, anzi, tutt'altro, un po' di giorni che è così gentile. E allora? È questo che mi preoccupa, perché è così gentile? Si vede che ha la coscienza sporca, ti pare? Beh, certo che... Ti sta a sentire lei? Ma chi te vede? Ma chi te pensa? Sto mica scema, Sato, ho visto che appizzavi le orecchie. E poi mi dia del lei. Ah, baronellazza, mi perde, che oggi ho certe bugere. Povera Amleta, è arrabbiata perché non può andare a vedere la partita Lazio-Bologna. Ah, perché pure laziale, ma proprio tutte ce l'ho. Ah, perché lei saresti romanista? Sì, perché? Bella squadra. Io a questo un giorno o l'altro... Non ti arrabbiare, Amleto scherza. E poi voi due ruzzate un po' troppo. Attenta che chi disprezza compra. Io con quello, ma piuttosto mi faccio monaca. E io frate. Te saluto, baronè. E sempre forza Lazio! Mezzo campo da affittare! È antipatico e pure laziale, oh! Pensa se mi batte forte forte Ufemia e mi sento Ragioniere, s'accomodi, nessun incomodo, prego, preparato molto semplicemente, sa? Lo gradisce? Un piccolo aperitivo, non so. Ah, un goccino d'alcol per l'uomo, sa? È come il profumo per la donna. E poi, ragioniere, aiuta a dimenticare. Ufemia bella, quando in cella luna brilla, il tuo viso si ingioiella. Lambrusco da Servara, ad un bottiglio 520 lire. Prendi qui nella tasca. Oh, ma io avevo detto di Modena, vedi? Questo non è anche di Modena. È di Cervara. Ma cosa c'entra, scusa, se t'avevo detto di Modena? E io che ne so, io so di Roma. Ma piuttosto con tanti vini buoni che c'avevamo qui a Roma. Proprio il Lambrusco. Ma lo sa che è fatto col bastone? Ma cos'è il bastone, ma cosa dici? Col bastone, che cartine. Ma sì, le faranno a tuo paese quelle porcate lì. Su, andiamo, vai. Buongiorno. Ragioniere, buongiorno. Grazie. Si accomodi, ma lascia passare, no, ragioniere? Vabbè. Si accomodi, ragioniere. Ai, piede. Ah. Oh, mi dispiace. Il resto, no? Vieni pure, piccolo. Vieni, vieni. Ragioniere. Lei la porta qui. Oh, i fiori, che gentile, io ragioniere. Credevo che l'appuntamento fosse per la una. Vede, non sono ancora in ordine, sono ma così ma dammi la bottiglia. No, oh, no, no, no. Gente. Ma ecco. Ragioniere, si appunta, ragioniere, no? No, 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 no. Non male. Niente. Si accomodi, grazie. Si accomodi. Molto semplice qui, non è certo il palazzo reale. Lascio il cappello. Prego, prego, vengo grazie. Subito, ragioniere, un attimo comoda, soltanto. Comoda. Grazie. Ufemia bella. Oh, porca miseria, tutta una pappa è diventata. Ufemia cara. Se l'amor non è chimera, quanti baci questa sera. Funghi, funghi, funghi. Ah! Ma si spaventi, ragioniere, si metta a suo agio. Grazie, grazie, stia comoda, signora. Signora, si è fatta male, signorina? No, no, mi è sfuggito un coperchietto. Si serve da sé, ragioniere, guardi, l'aperitivo nella credenza. Sì, grazie. Il mio grande amor trabocca e ti bacio sulla bocca fresca e bella, caro Ufemia del mio cuore. Ci siamo! Oh, bene! Uno, ragioniere, non bevo assolutamente. Cin-cin a lei, ragioniere. S'accomodi, prego. Grazie. Ottimo questo aperitivo.
Quante roba! Oh, per carità, ragioniere, un risottino. Ho messo solo 4 funghetti. Oddio, non sono pericolosi? Ragioniere, controllo statale, per carità. Se lo Stato ha controllato, allora siamo sicuri. Basta, basta. No, no, ragioniere, deve mangiare, sa, perché poi non c'è altro. Non vorrei... Oddio, si fa per dire, vero? Mi ha fatto un bello zampone di Modena con peperonata. La peperonata? Sì, e degli involtini fritti con formaggio prosciutto. Ah, leggeri. Non aspetti me, ragioniere, mangi, la raccomando. No. Ah, ci sono anche dei funghetti trifolati. Formaggio, ragioniere. Grazie. I funghi, fate molto uso di funghi dalle vostre parti. Il clima, tutta quella pioggia. Rugiada, ragioniere. Lo sa che la rugiada fa il fungo alla donna bella? Ragioniere, mangi, per carità. Lei deve finire tutto. Deve stare solo il posto per una sorpresina. C'è una sorpresa? Sì. Anche? Un diavolino commestibile. Ah, beh, meno male. Che è commestibile. Eccola. C'è? Niente. Oggi ce l'hanno proprio con me i pesci. Ho con me. Non mi ha detto che le altre volte ne ha presi tanti. Parola d'onore, una volta più di 3 chili. Se vede che non è giornata. Proviamo a cambiare mano. Tiro su io. Guardi che non è facile, sa. E va bene, io ci provo. E vede che è faticoso, gliel'avevo detto io. L'amore come un gesto. E adesso? Adesso bisogna aspettare. L'amore come un gesto. Signorina Maria Teresa, io volevo fargli una domanda. Sai, è già qualche giorno. Ma, come si dice, al momento culminante... Mi manca il coraggio. Vediamo, Fernando. Guardi, guardi se c'è. Allora? Sì, sì, c'è. Che cosa le dicevo? Ha visto? Mica tanta roba, però. Meglio di niente, sono stata più brava di lei. Ma e adesso cosa stanno facendo? Forza, forza! Bravo Taglieboschi, vedi, ce l'ha fatta! Ecco, guarda, il battitore ha battuto la palla. Ma perché corre tanto quello lì? Cerca di conquistare più basi che può, prima che gli avversari rilancino la palla verso la base dove sta correndo il battitore. Chiaro? Chiarissimo. Hai visto che bello? No, guardavo te. Guarda, le basi sono 4 come ti dicevo. Adesso siamo al 3° gioco. Vedi? Il battitore è stato eliminato e viene sostituito. Complicato? Beh, è un po' come il 3-7, no? Oh, ma cosa c'entra? Che cosa sta succedendo? Non so, sto guardando te. Ma il campo è là. Sei molto più vicina tu del campo. Sono più interessante del baseball? Sì, e sei anche meno complicata. Che ne sai che io sono meno complicata? Ti studio. Lo vedi? Tu studi sempre troppo. Ma io voglio superare l'esame anche questa volta. Ragioniere, mi diceva delle gite? Ah, sì, stavamo parlando delle gite che a mia moglie piacevano tanto, prima che si ammalasse, sì, tanto. Ragioniere, ma lei si raffredda, è meglio che si metta la giacca, no, vero? No, ma veramente io sento caldo. Vorrei, sa... È quello tante volte il pericolo, meglio che la metta, ragioniere, l'aiuto io. Crede? No, 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 ma stia comoda. Grazie, ecco. Signorina, grazie. Faccio da me. Grazie. Un goccino di caffè caldo, magari. No, no, ne ho preso già una tazzina. Grazie. Le piacevano tanto le gite. Cara, andavamo ogni domenica. Ci alzavamo all'alba. Sacco in spalla. Bastone e via. Per i castelli. Castel Gandolfo. Una volta, ricordo, andammo fino a Tivoli. A piedi? A piedi. Lei voleva continuare. Era una camminatrice instancabile. Io, abituato alla vita sedentaria, casa, ufficio, ufficio, casa, è vero, non mi piaceva tanto, ma lei,
e si ritornava a sera a casa stanchissimi, ma pieni, pieni, carichi di fiori di campo. Ah, che belli, sono più profumati. Peccato che appena a casa sono già appassiti, ma sono tanto belli. E a lei piacevano tanto. Scusi, sa, ma una digestione così lenta oggi, quella peperonata, quei funghetti, ma non sarebbe il caso di fare una passeggiatina? Io potrei digerire meglio e... Oh no, ragioniere, adesso c'è la sorpresa. Quale? Il gelato, la bomba. L'ho fatta fare al bar qui sotto, la fanno squisita. La bomba gelata. Ecco, 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 ecco. Oh, oh mamma. La bomba gelata. A barone, posso più un passaggio? Io su quel catorcio? Beh? E poi con un laziale non ci parlo. Tu? Tu ci espormi perché avevo vinto. Ciao. Ciao, non mi aspettavo di trovarti qui, come mai? Perché ti dispiace? No, anzi, tutt'altro. Che hai fatto oggi? Ah, niente, che dovevo fare? Ho letto un po', poi ho sentito la radio. Che intenzioni hai? Andiamo a casa, no? E poi? E poi che cosa? Non lo so, non ho molta voglia di andarmene in giro. Per una volta che ci capita di stare insieme ci dobbiamo chiudere in casa. Oh, ti prego, non cominciare. Ma come, ti lamenti sempre che a casa insieme non ci stiamo mai e adesso non ti va più bene? Ho capito, ho capito. Che cosa hai capito? Ho capito, Guido, ho capito. Lo sai che ho capito da un pezzo. Ti prego, non trascendere, Vera. Andiamo a casa, andiamo, va. No, adesso sono io che non ci vengo, va bene? Voglio un po' vedere. Allora? Allora che? E cammina. Eh sì, va bene, cammina, vai avanti. Ma vieni. E vengo, vengo, cammina, t'ho detto. E come clientela stiamo pure bene, perché lavoriamo seriamente. Siamo noi tre, senza contare papà che poi lavora pure lui. Abbiamo un buon guadagno e non faccio per dire, ma siamo molto stimati. Perché vede, quando uno lavora con coscienza e serietà è sempre stimato. Mi dica un po', signorina Maria Teresa, ma lei non pensa mai di sposarsi? È tardi. Sarà meglio rientrare. Scusi, Sam, ho promesso a mia sorella di essere a casa presto. Beh, come vuole lei. Per quello che le ho detto, mi risponderà più tardi. Tanto ci abbiamo parecchia strada da fare, no? Oh, ma quella è la macchina mia. Yolanda, venite, c'è la macchina nostra. Ah, volevo dire, ma chi ce l'ha portata qui? La macchina mia, ma come si fa? Ma chi ha dato il permesso? Beh, cavaliere, domani gliela consegno. Va bene, ma io sono con tutti questi ragazzini corso al treno. Sarebbe uno con la macchina mia qui. Ehi, trova, cavaliere, ciao, lo sportello faceva rumore e per sincerarmi ho fatto questa corsa qua. Va bene, ma adesso che fa? Ma certo, Roma. Roma, c'è anche la signorina. Ah, ho capito, va. Su, presto, montate, ragazzi, su. Su, piano, su. Fate presto, su. Siamo. Sì. Gabriella! Ecco, zia, ti aspettavo, vi aspettavamo. Chi è questo giovanotto? Signora, mi chiamo Conti, Carlo Conti. Vergogna! Ma adesso vi spiego, lui, il signor Conti. È una cosa un po' lunga, l'ho conosciuto ai telefoni. Ah, belle cose si fanno ai telefoni, a casa via, subito. Ma no, zia. E lei lasci in pace Gabriella, capito? Vergogna la sua età. Ma zia, non so, non sai nulla. Unisci a casa. E questo perché abbiamo avuto fiducia in te, ma è finita, sai. D'ora in poi si cambia sistema. Ma signora, Gabriella non ha colpa, sono io. Siamo una guardia, sa? Sì, una guardia. Ma zia, ti prego di non fare scandali. Carlo, vai via, per favore. Sì. Vi spiegherò tutto io. C'è poco da spiegare, vi danno anche del tu, si danno del tu. Vieni a casa, ma va bene, a casa. No, cammina, cammina, cammina. Ha visto, cavaliere? No. Cose da santo ufficio. Beh.
Gabriella, vieni qua. Ciao, Gabriella. Tua zia è stata molto gentile e comprensiva. Tutto spiegato, vero, signorina Vittoria? Sicuro, certo. Credo che il signor Conti sia proprio un bravo giovane. Perdone, siamo stati un pochino precipitose, io e Clementina l'altro giorno. Ma il senso di responsabilità, il dottore capisce? E così dove non sono riuscita io, tu l'hai spuntata. Ma mi devi dire come hai fatto. Beh, vogliamo incamminarci? Eh sì, andiamo. Oh. No, 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 no. Voi qua e lei qua. Sai, tua zia mi ha dato il permesso di accompagnarti a casa. Prima però prendiamo un altro aperitivo, eh? Ah, perché? Voi l'avete già preso. Il signor Conte è un giovane molto a modo. Lo so. Allora, vogliamo andare al bar dell'angolo? No, grazie. Non mi va. Beh, come vuoi. Sai, ho da darti una buona notizia. Ne ho già parlato con la signorina Vittoria. Mi chiami zia Vittoria. Con molto piacere, zia Vittoria. Il papà e la mamma sono arrivati ieri. Davvero? Sì, naturalmente vorrebbero fare la tua conoscenza. In un certo senso ti devo la vita. Ma che esagerato. È la mamma che la pensa così. Ti è molto riconoscente, sai. Allora, li inviteremo a pranzo e brinderemo alla vostra felicità, a zia Vittoria, alla venire. Molto piacere. Basta che si brinda. Signora Colasanti? Sì, è per grazie. Lei. C'è un signore che l'aspetta da più di un'ora. Eccolo là. Ah, grazie. Buonasera. Buonasera, mi signora. Mi dispiace che abbia dovuto attendere, ma non aspettavo niente, così presto. Per carità. È come diceva lei, sono stato là e li ho visti entrare. Ma è proprio sicuro? Sicurissimo, l'ho visto con i miei occhi. Allora, agiamo. Agiamo. Brava, e allora si tenga pronta e abbia fiducia in me, signora. Li prenderemo in trappola. Grazie. Arrivederci, signora. L'avvocato. Buonasera. Buonasera. Dai, e tu, portami la saldatura, su. Oh, elevate! A pomito, e sta un po' attento, no? Fernando! Fernando, tua sorella sta con Giovanotto. Dove? Là dietro. E che stanno a fare? Stanno dentro una macchina a pomiciare. Sì, così ti impari a fare la spia. Namo. Gaspare, namo! Su, andiamo, signorina, non sia crudele, eh? Mi dica che questa sera usciamo insieme, eh? No, guardi, proprio non posso questa sera. E poi abbiamo molta gente a pranzo. Meglio ancora, allora. Così lei a un certo momento si nasquaglia e noi due insieme ce ne andiamo al Gichi. Scusi, dove mi va a portare? Al Gichi? Come non conosce il Gichi Club? Gichi? Eh? Ah, il Gichi, lo conosco, sì. Allora siamo d'accordo, eh? Stasera la passo a prendere. Ma che sta succedendo? Oh, a me pare che ti ha potuto ammortizzatore. Eppure pare. E dico un momento, ma la macchina è mia, sapete? Ma e quella è mia sorella. Come? Sorella? Maleducati, caponi, ignoranti che non siete altro. Ma che fate a casa? Ma che no, ma la macchina è casa, mia? Sta qui da me. Il bidone è svapora. E lei? Svapora. Cammina, scendi, t'ho detto, sbrigati. Ma avete fatto a casa, dai. Scendi. Giù le mani, avete capito? T'ho detto c'è. Bella educazione. Ho capito. Me ne vado. Schiaffoni, no? Bella famiglia. Cammina. A Martiano, ma io te compio. Ho hai capito? Va bene, me ne vado. Questa me la paghi? Chi paga? E te l'avevo avvertito tante volte e non ci riprova. Cammina. Ma lasciami in pace. E oggi non mi fa tanto la scema perché questa è la volta che mi metti sul serio, sai. Muovete, muovete. Ma che succede? A casa. Ah papà, la solita storia, aspetta, mo' vedi. Ma niente, è un tipo di signora che voleva far cascamorto con Bruna. Senti, sbrigava a nassene. Ma io non ne posso più, eh. Io scappo da casa, scappo. Ma dove scappi? Ma che dici, ma che è successo? C'ha rifatta, al solito. Col primo che passa, uno che manco conosciamo, c'ha la poliseria e via. Io lo so chi è, una persona educata, è un signore. E voi ci sformate. Tu non c'eri, eh. Ma sapessi che io uscito da quelle tre bocche. Sei una ragazzina, sei. Non facevamo niente di male, ma accompagnava a casa. Sei una ragazzina, non c'è la testa sul collo. E su, piantatela, Fernando, c'ha ragione. Ma come, l'hanno presa a spinto quel poveraccio a caracche. E che vuoi fare? E l'hanno buttato nella macchina. E se quello le denuncia per percosse? Ma chi denuncia? Chi denuncia? C'è provasse. Lui, mia sorella, la deve lasciar perdere. Ma se fosse mai che avevamo fatto di male? Non l'hai capito che devi stare al posto tuo? Se qualche giorno o l'altro capiti su qualche fio di buona donna, poi sei famo d'urisate. Ma c'ha sì, ragione, Tu ci vuoi andare a spasso con le mie amiche a Fiumicino? Te sì? Ah. E nessuno dice niente, vero? E questo che c'entra? Che vuoi dire? Ma sì che lo sai. Per tua norma e regola, Maria Teresa è una ragazza per bene, una ragazza seria. Sicuro, tanto seria che c'ha pure una ragazzina e non si sa nemmeno chi è stato. Bruna, ma che dici? Che hai detto? Che hai detto? Ah, fermate una toccare. Che famo devi parlare, bisogna che me lo dici, che hai detto? Non ho detto niente. Ma... Fernando!
Maria Teresa? Sì? Ti devo dire una cosa. Dimmi. Io ti ho fatto una mascalzonata. Come una mascalzonata? Sì, ma non è stata colpa mia. È che non ne posso più con quei tre matti quattro con mio padre. Sai com'è, a uno quando gli vengono i cinque minuti. Ma è stato Fernando che mi ci ha tirato per i capelli. E gli ho detto, tu che fai Dante il prepotente con me, Maria Teresa, allora? E io gli ho detto, De Lucetta. Ecco, vedi, nemmeno t'arrabbi. Io se fossi al posto tuo, che disgraziata che so. Ma quello lì non fa altro che parlare di te, Maria Teresa di qua, Maria Teresa di là. Beh, su, non ti preoccupare. Tanto prima o dopo doveva accadere. Avrei dovuto dirglielo io. E che ti prende? Che succede? Che è un'altra scarica? Magari. E via, le baronesse mica piangono, sa? Ma la fai finita? Sono stata proprio cattiva. No, non sei cattiva. Ma se non sai nemmeno quello che ho fatto. Che? Tu asciugati gli occhi. E che è sta zozzeria? E poi tu qui non c'è per sta, lo sai? Ho visto te che piangevi, fatte coccolare, dai. Ma te ne vuoi andare? Oh, tutti uguali con gli altri. Mannaggia che razzaccia, oh. E fammi rompere pure una gamba, sa? Ma guarda sì che roba. Ma che la possino. Zia Clementina, i fiori. Eccoli. Eccoli. Zia, grazie, zia, porta questo di là. Sì, è inutile che metti i bicchieri da vino. I signori Conti sono astemi, anche Carlo. Astemi? Mm-hmm. Anche Carlo? Ah, bella notizia che mi hai dato. Anche Carlo. Non può passare dall'altra parte! Caccia pioggia! Per la miseria! Che razza di tempo! Festa oggi? Sì, per la piccola. Auguri. Grazie. Auguri tanto. Peccato che io sto male. Senta, cavaliere, una preghiera. Oggi abbiamo gente a tavola, mio fidanzato con i genitori, e così... Ah, non vi disturbate per me. Io mangio in camera. Ho disturbi viscerali, capisci? Una rivoluzione. Appunto per questo volevo dirle, se le dovesse occorrere, se non le dispiace passare dalla cucina. Sa, qui stiamo mangiando. Dalla cucina? E mi tocca fare tutto il terrazzino allo scoperto, bambina mia. Già. Ma si capisce, ha ragione, cavaliere. E dalla vetrata lo vedrebbero lo stesso. Faccia in modo che ne passare, si chini. Ecco, mi chino. Sì, cavaliere, se non le dispiace, è una cortesia che fa a me. Ma bambina mia. Sia gentile, cavaliere, c'è il dolce oggi, ce n'è una bella fetta anche per lei. Magari potesse. E glielo lascio per domani, quando sarà lei. Già. La porta, la porta. Eccoli, eccoli, eccoli. Dai, stai bene. Clementina, Clementina, Clementina. Buonasera. Questa è Gabriella, mamma e papà. Buonasera, cara. Buonasera. Avevi ragione, è molto graziosa. Si vogliono accomodare? Avanti, il vino c'è. A posto. Oddio, ma sì, non sto ti bene? Preoccupare, stai benissimo. Sì. Su, andiamo. Che cammina. Emozione. Andiamo, su. Oh, che giornata. Su. Eccoli. Ecco la zia Vittoria. Buon perdono. E la zia Clementina. Piacere. Molto lieta, signora. Fortunatissima. Ecco, le vino di nostra produzione. Vecchio di 10 anni. Quindi. Turbati così. Allora vado a metterlo in fresco. No, signorina, le vino rosso. E allora lo metto in caldo. Se vi volete accomodare, rinfrescare, lavarle la mano. Ma no, signora. Ma no, signorina, non si scomodi, la cosa migliore è di mettersi a tavola. Bene, il commendatore, fame, bisogna mettersi subito a tavola.
sposati devono stare vicini. Permesso? Allora, ti piace papà? Altro che. Hai lo stesso buon gusto di tuo padre. Se non altro perché ti ha salvato la vita. La zia Vittoria. Sì, un momento. Zia! Zia, ma sei matta? Come facciamo a portarlo in tavola così? Ma se sono stemi. Zia, zietta, ti prego, ti scongiuro, non farmi far brutte figure. La zia Vittoria ti vuol bene, ti vuol tanto bene. Gabriella, ma cosa fai in cucina? Vieni a tavola. Bravi, bravi, andate, andate, verrò subito. La cucina è per le vecchie, per le sole vecchie la cucina. Adesso viene la zia, il pranzo è pronto. Sì, bene, devono scusare, sa, un pochino di ritardo a tavola, tante piccole cose da preparare. Ah, ecco, ecco qua, ci siamo. Qua, qua, dammi, dammi. No, perché? Faccio tutto io, non occorre, faccio tutto io. Allora, Gabriella, ci vuoi dire come andò quella famosa mattina che hai conosciuto questo figlio degenere? Ho preso una paura, anche se non lo conoscevo ancora. Sì, è di Vittoria. Il mio posto è cucina, ma stai tranquilla, perché io voglio molto bene a Gabriella, la mia piccola Gabriella. Grazie. Poverina, si è commossa. Ottimo questo prosciutto, è vero che è buono? Squisito, vero caro? Ma che c'è? Ma c'è gente sul terrazzino? Ma sarà il gatto del vicino. Manca il pane a tavola. Permesso un momentino. Vittoria? Vittoria? Vittorina? Vittorina, porta il pane in tavola, per favore. Non c'è il pane in tavola, Vittoria. Salvate alle vostre anime il mese di mangiare. Salvatevi! Vittoria! Vittoria! Che cos'hai, Gabriella? Niente, che cosa vuoi che abbia? Partitemi! Ecco il diluvio! A Magenta, il tempo com'è? Eh? Dicevo a Magenta. Partitemi! L'ora è sopragiunta! Ma zia, non capisci? Ti avevo tanto pregato. Mamma, Mina. Cosa succede? Mamma, un po' d'acqua. Non è niente. Mamma. Un po' d'acqua, su, su. Mamma, ecco l'acqua. No, non c'è, oddio. Gabriella. Mamma. Parli qui, parli qui, pronto? Parli in linea. Parli. Che numero, prego? Sì, numero 4. La seconda unità. Sì, bene. Pronto? Ciao, Maria Teresa. Va bene? Ma chi si crede di essere? Io non c'entro, ha capito? Ah, ma va pure il numero da me. Questa è la centrale, l'ha presa per il bancolotto. Ma sì, stia tranquillo. Stia tranquillo. Pronto Milano, parli. Cosa c'è, Brunetta? L'impresario, sempre lui sto caciarone. Se credeva di parlare con quella poveraccia di Vera. Beh, ma che c'ha Vera? Sta veramente male? Ha chiesto un permesso di 2 ore. Buongiorno, avvocato. Mi rispetti, signora. Finalmente, credevo che non venivate più. Ci vuol tempo, cara signora, le pratiche, la denuncia, capirà.
Brigadiere Basurto, sono ancora su? Sì, presto, andiamo, altrimenti se ne vanno. Ma stia tranquillo, che non se ne vanno. Un momento, è mio dovere domandare alla signora, signora... Colasanti. Colasanti, Colasanti, sì. Si è sempre ferma nel suo proposito di effettuare questa sorpresa che potrebbe in seguito avere delle gravi conseguenze. Sicuro, sì, sì. Prego, l'avvocato, lasci rispondere la signora. Siamo ancora in tempo, è vero, per ritrattare. No, no, non ho ritratto, voglio andare fino in fondo. Presto, andiamo. Andiamo. Come vuole. È interno 2. Questa è la casa della concubina, vero? Zitto. Sempre decisa, signora, sì, dobbiamo sì, agire. Sì, sì, sì. Non si sente nulla, non funziona. Io è proprio sicura che sono in casa. Ma sì, le dico di sì, li ho visti entrare, non mi sono mossa. Aprite, in nome della legge. Avvocato, in nome della legge, aprite. Ma insomma, se posso mica hanno fatto. Perché ne so io? Polizia, aprite. Che succede? Polizia, io e lei la signorina Giovanna Rocchi? Sì, perché? Ho un mandato. Che c'è? Lasci fare. Ah! E a lei che fa qui? Mi vesto. Come si chiama? Perché? Come si chiama? Colasanti. Colasanti, eh? Signora Colasanti. Signora Colasanti. Signore, entriamo. Il brigadiere la chiama per il riconoscimento, per la constatazione. Che succede? Che è stato? Ma se te dico, è una vergogna. Ma davvero? Insomma, c'è stato o non c'è stato flagranza? Beh, dottore, flagranza non si può dire. Ha un esame obiettivo. Come ovviamente. Non c'è stata? Stavano insieme, il signore stava in canottiera. Ma se ognuno che entra in camera da letto deve essere considerato adultero. Io vorrei vedere lei, brigadiere, se trovasse un uomo in canottiera nella stanza da letto di sua moglie. Intanto, avvocato, io non sono sposato. Basta, signori, i fatti, signori. Avvocato, lei può sostenere che sia stato acclarato il flagrante adulterio? Signor commissario, provi a domandare al signor Colasanti che cosa faceva nella casa della Rocchi. Mi stavo provando una camicia. Che sfacciato! Come, come? Dica. Sì, la signorina Rocchi fa la camiciaia e io sono un suo vecchio cliente. Ah, per questo si era levata la camicia. Rispondi a verità quello che dice il signor Colasanti? Scusi, signor Colasanti. Un momento, sentiamo la signora, che bene o male è la principale interessata. Signora, ci pensi bene. Lei è convinta dell'adulterio o crede nelle dichiarazioni di suo marito e della signorina Rocchi? Ma dica, dica. Ma è stata lei che ha presentato la denuncia, no? Non so, non so nulla, lasciamo stare, lasciatemi andare, non voglio sapere niente. Non basta, signora. Lei ha fatto una denuncia e la deve ritirare. Ritiro la denuncia, lasciatemi andare. Prima deve firmare, signora, gli è vero avvocato, la remissione della denuncia. Lo so, ma non tengo manco un foglio di carta da bollo da 100 lire. Bisognerebbe sempre averne di riserva, avvocato. Va bene, avvocato, si procuri questa carta da bollo da 100 lire. E intanto pregherei i signori di ritirarsi, meno il signor Colasanti. Signor, abbiate pazienza, due parole, come ragionate. Scusate. Lei può ringraziare sua moglie. Ed anche il brigadiere. Noi cerchiamo sempre di evitare una rottura definitiva fra due coniugi. Signor commissario, la mia dignità di uomo... Non parliamo di dignità. Se lei avesse una dignità, non la metterebbe a repentaglio in un'avventura di quattro soldi. Ma lei non conosce i retroscena. Ammesso che ce ne siano, non mi interessano, non voglio conoscerli. E dia retta a me, le camicie le compri belle fatte, come questa, costano meno e non danno fastidi. Ci siamo capiti? Valenti a Firenze, Martini a Milano, Moroni a Taranto. Buongiorno. Tu con la stanza a Napoli. Sì, grazie. Brioschi a Genova, Fumagalli ciao. A Trieste. Dio. Pronto? Ciao. Pronto? Va. Ciao, buongiorno. Ciao, c'è una chiamata da Napoli. Sì, grazie. Ciao, ciao bella. Milano, 361. Sì, dica signora. Metti, metta olio e metta burro, un pochissimo. Quanto ne metto? Un'unghia? Sì, sì. Sì, un'unghia. Dunque, lascia appena appena riscaldare, poi ci butti dentro una cipolla, anche una cipolla e mezzo. Sarà un po' troppo, non credi? No, ci vuole. Sarà un po' pesantina, no? No. A trito fine, sì, fine. Alla mezzaluna? Sì. Sì, benissimo. Dunque, dice, intanto preparati i tuoi bei pezzi di baccalà da parte, bene infarinati. Infarinati, vero? Sì, è meglio. Viene più cremoso, vero? Buongiorno. Qual è il numero che fa induzione? Il 31. Cosa? Fa il turno di giorno adesso? Disposizione del direttore. Lo deve alla sottoscritta. Ma si sono rapacificati. Oddio, sai, rapacificati, armistizio. Cosa vuoi, lei è un carattere debole. Sai, sono di quelle donne che senza l'uomo...
Andiamo male. Chiamata urgente. Pronto, per Milano. Signora, ha chiesto Capri? Sì, parli? Bene. Sì, signora. Sì, sì. Pronto? Capri? Che fa lì, c'è sole? No, piove. Oh, qui c'è tanto pronto? Sole. Sì? Ciao. Gabriella, Gabriella. Pronto? È per te, prendila lì. Sì, signora. Per me? Sì, sì. Pronto? Pronto, zia? Ma lo sai che non puoi telefonarmi qui? No, zia. Non ci voglio parlare. Ti prego, zia, non insistere. Digli pure che torni a Magenta. Mi dispiace, ma noi non siamo gente come loro. No, non voglio parlarci. No, no. Andiamo, signorina Gabriella, parli con questo benedetto giovanotto, così non la tiriamo tanto per le lunghe. Grazie, signorina Squillaci, eh. Grazie, scusi tanto. Pronto? Sì, sono io. No, non sono arrabbiata. E tuo padre e tua madre piuttosto. Oh, grazie. Tanti saluti anche a loro e un abbraccio. E tu che c'entri? Va bene, anche a te sì. Ma no, ci sentono. Va bene, sì. Ciao, amore. Grazie, signorina Squillaci, eh. Grazie, scusi tanto. Pronto? Vuole Luca? Benissimo. Sì, c'è l'olio buono, Luca, vero? Che numero, Luca, s'il vous plaît? Sì, sì. Farò controllare anche il terzo circuito. 672, per adesso lavori sugli pronto? Altri due. Pronto? Sa cosa le dico? Lei è un gran maleducato. Sì? Ehi, che c'è? Mi hanno fatto arrabbiare. No. Ciao. Ciao. Ci vediamo al bar, eh? Ciao. Ciao. Al bar, eh? Pronto? Corte dei conti? Per favore, ragionier degli Santi all'avvocatura. Sì, grazie. Pronto? No? Lei è il ragionier degli Santi? Sorpresa, eh? Non le dicono niente queste due parole, ragioniere? Baccalà mantecato. Pronto? Pronto, ragioniere? Pronto? Ah, è lì, non la sentivo più. Senta, ragioniere, allora siamo d'accordo per questa sera, va bene? Sì, grazie, ragioniere. Come dice? Quale ombrello? Ah, quello che c'era in anticamera. L'ho dato alla Sacra Famiglia, era tutto liso, ragioniere. No, per lei no, vero? Oh, santo cielo, oddio, come mi dispiace, ragioniere, con tutta quella quaccia che è venuta, santo cielo. Mi dispiace proprio. Non mi sarà mica preso il raffreddore, eh? Beh, vuol dire che stasera lo curiamo. Baccalà e penicillina. Zia! Scusi, sa, signorina, come le ho detto, sono molto raffreddata. Arrivederci. Era tutto bene. Perché ti commuovo? No, non mi commuovo. Adesso sono felice. Lo segui, Baronese? Nessun altro che ti aspetta stasera? Ma che vorrai tu da me? Ma che ancora non hai capito? Mo te lo spiego io. E c'è yoga, eh? Oh, Marco, ma che cosa? Chiamo la guardia? Abbiamo una stava a sentirmi, stai tanto antipatica, però mi piaci lo stesso, lo sai. E tu mi sei tanto antipatico, non mi piaci proprio per niente. Lo so, perché sono maleducato e ti piacciono i signori. Guarda, Bruna, se vuoi, ti prometto che non ti sfotto più. Ecco, lo vedi come sei più caruccia? Ah, per... ciao, ti saluto. Aspetta, non fa fanatica. Guarda, che se non mi lasci andare... No, ci vieni in motocicletta con me, eh? Fino a casa? Fino a casa, fin sotto casa, dentro casa se mi ci vuoi. Va bene, andiamo. Hai visto? Insisti. Ti faccio fare una bella corsetta. C'hai paura? Io, se non hai paura te. Andiamo, va. Eccomi, io sono arrivata. Grazie. Ma che, già te ne vai? Io? E chi se muove? Io sapevo che non eri sempre così. Così come? Ma lo vedi che hai gli occhi più belli quando non fai la cattiva? Secondo te, perché io te sto sempre a dar pilota? Perché? Se non ti metti a ridere, te lo dico. Dillo. Perché te voglio bene. Ah, Fernando! Oh, vieni un po' qua. Che c'è? Ce n'è uno nuovo.
Beh, non mi dici niente. E che ti devo dire? Come che te devo dire? Abru, hai cambiato cilindrata? E questi chi sarebbero? Non è mica colpa mia, sai, è colpa sua. Dalla mattina alla sera mi sta scocciando, per me non ce la faccio più io. Ah, ecco, mi pareva sto fatto strano. Quanto fa allora sto caretto? Perché? Perché? Perché te conviene più al Fuggi. Ma che? Mi sa che questa non si muove. Non cammina più. A me mi sa che tu vai cercando rogna. Ah, ecco chi ti ha insegnato a fare la fanatica, eh? Ma che state matti? A me il sabono! Gaspare! Oddio, che ho combinato! A Fernà! A Fernà, piantela! Piantatela! A Fernà! A Fernà, vieni qua, lascialo perdere! Basta! Dio mio, questi si ammazzano! Fermatevi! Armando, vieni qua, stanno a me a Fernando! Fernando! Lascia! Levati! Che vecchia da me! Ma che fuori, che ci ammargano! Ma che sarà mai? Che sarà mai? No, è un po' da dannare a spugnalare. Fermi voi altri, fermi! In fretta, Carogna, lasciate fare a me! Ci penso io! Che te ne resta? Ma che te credi che mia sorella è una che si porta a spasso? Io ai mascalzoni come te, io rompo il grugno, io rompo. E state zitta te. A Fernà, la colpa è mia. No, aspetta, perché sono mascalzoni. Non vedi questo? Mica stupido però, eh? No, no, mena bene. Una volta tanto che ne avevi trovato uno come si deve, gli dovevo pure menare. Ma se fino adesso da menato a te. E pure a Fernando, allora. Pure a Fernando. Che basta? Ricordate che io sono Netto. E tu sorella, me la volevo sposare. Sai che busco che ci facevo? E mo' per saluto a tutti! Oh, te ma fa, manda vai, ma me i cavoli, chi mi paga? I cavoli? Ah, io ho i miei giorni, già! Io ho gli altri, ma sono sti cavoli! Amleto? Amleto, ma che te ne vai via così? Non mi dici niente? Ma che vuoi? Prima mi fai l'imboscata, poi che ti stringo la mano? Ma là se me perde. Oh. Beh? E mondo te ne vai. Fernando De Blas. Clementi Amleto. E questi so. Piacere. Grazie, siamo presentati. Che succede qui? No, niente. Aspetta. Ecco, parla te. Due ragazzi mi stavano scherzando. Gli hanno buttato per terra un po' di cavoli e mo' vuol dire che se c'è stato qualche danno qualcuno... Ma che sta a dire? Vieni, Amleto. A papà, vieni qua un momento. Vieni un po' bene. Questo matto che siamo a sposa Bruna, non ci lo famo scappare, che mica è facile. Non vi preoccupate, che se ne siamo accorti. Bella famiglia, signor, ma che gli avete da mangiare? Tritolo? Beh, ma pure voi mica scherzate. Sì, siamo gli scherzi, quei cazzotti. Ma mo' che passate messi tutti d'accordo? Ma me, cavoli, chi mi paga? Ma sì, non ti preoccupare. Io voglio i ritorni, ancora un po', ragioniere? No, 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 grazie, grazie. Ecco, lei fa sempre i soliti complimenti. No, non faccio complimenti, è che è un po' pesantuccio, è già... Allora non le è piaciuto, ragioniere? No, mi è piaciuto, era squisito. Ho capito, sa, la nostra povera Stefania lo faceva meglio. No, 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 lei l'ha cucinato benissimo. Certi confronti è difficile reggerli, lei sente troppo la mancanza di sua moglie. No, glielo assicuro. Io non so fare, lo so. No, no, che sa fare benissimo... Allora me lo dimostri, ragioniere, ne prendo ancora un pezzettino. Signorina, ma proprio un pezzettino, perché proprio sono pieno di questo baccalà mantecato. Lambrusco. Sì, no. Ci vuole. Siete veloce, uno scoiattolo! Forse ecco. Non è più grande!
No, ci sono. Vada benché non si bagna. Calavo, non regola. Oh, che bello, ragioniere, guardi che monti, che cerchia. Respiri, ragioniere, senti che aria. Sto respirando. Respiri, su. Sto respirando. Che bello! Fermiamoci qui, no? Va bene, fermiamoci, colazione al sacco. Sì. Che bei fiori, ma guardi, ma acquarello, ragioniere. Dove? Guardi che colori, che quadro. Che bello. Me li vado a cogliere, ragioniere, intanto che io preparo. Io? Su, sul tarugone. Su quella vetta. Che vetta, un cimino. Vada, cimino, pigraccio. Pigraccio. Forza! No, vai. Ecco, non sono un alpino io. Mamma mia, forza, mamma mia. Coraggio, ragioniere! Ecco, ci sono! Iuiu! Forza, lumacone! Ci sono! Forza! Sono arrivato! Ecco, ragioniere. L'ho preso! Ragioniere, sai che cosa passa oggi il convento? Ancora un po' di quello squisito baccalà mandegato! Mi piace tanto! Gira di bombe! Cosa è successo? Oh. Si è fatto male, ragioniere! È che mi sono fatto bene! Mi spavento! Ai, la gamba! Non mi posso alzare! Vedere, la caviglia, ragioniere. Provi a rialzarsi. No, non posso. Non posso mettere il piede a terra. Senta, maledizione. La caviglia? Sì. Proviamo a tirarla, tante volte basta. No, proviamo a lasciarla stare, tante volte è meglio. Signorina, mi lasci in pace a me. Ma mi sono fatto male, no? Ma come si fa adesso? Va meglio, ragioniere. Ma che meglio. C'è una macchina. La fermi, almeno mi accompagni al paese più vicino. Non posso proprio camminare. Sì. Ehi! Prego, per favore. Ecco, piano, questo ci mette sotto. Prego, senta, siamo degli escursionisti. Il signore si è fatto male, non potrebbe accompagnarci fino in città. Tutte e due, qui c'è posto per uno. Pazienza, ne aspetteremo un altro, grazie lo stesso. Un altro, un corno, signorina. Oh, per bacco! Ma ragioniere, io... Ma ragioniere che? Ma ha capito che lei va scocciato. Che io odio la beneficenza, che io odio le gite, odio i fiori di campo e soprattutto il baccalà mantecato che mi sta qui sullo stomaco. Ma ragioniere, insomma... Ma che ragioniere, non ragiona più! Vada! Tale e quale mia moglie! Tale e quale la reincarnazione! Vattene! Vai via! Vattene! Ciao, Amelia. Ah, Maria Teresa, di sopra c'è una persona che ti aspetta. Dammi qua. È così piccolo, tutta chiodo. Aspetta. Ecco, vedi, adesso lo carichiamo, sì, aspetta. E così. E poi lo facciamo camminare. Ecco, vedi, guarda come salta. Guarda. Mamma mia. Guarda come salta, sì. Ma, bambina mia. Ciao, Gioia, come stai? Buongiorno, Maria Teresa. Non pensavo di trovarla qui. E tu che fai? Sarà rotto il coniglietto. L'ho accomodato. Ah, l'ho accomodato. È così carina. Siamo diventati buoni amici con Lucetta, vero? Sì. Adesso vai da zia e ti fai dare le caramelle, eh? Vai. Ciao, Lucetta. Ciao. Si sieda, se ha tempo. Maria Teresa, io... Lei sa già tutto. Anche lei sa tutto. Volevo dire... Bruna mi ha detto che le ha chiesto scusa per... Anch'io volevo chiederle scusa. Prima per mia sorella che è tanto ragazzina e io glielo dico sempre. E poi per me. Per lei. E perché? Beh, da quel giorno io non mi sono fatto più vivo. Ho fatto male. Fernando, lei non mi deve spiegare nulla. Casomai sono io che devo spiegarmi. L'ho detto anche a Bruna. Prima o dopo io stessa avrei parlato di... della mia situazione e della bambina. Ma è che non mi sembrava ancora il momento. Non che io volessi tenere nascosta la cosa. Perché poi se Bruna e le altre lo sanno. Ma deve capire che... a raccontare certe cose... non tutti i momenti sono buoni. E poi c'è chi comprende e chi no.
Io volevo esserne prima sicura. Ecco tutto. Gli ho voluto bene. Lo conoscevo fin da bambina e dovevamo sposarci. Rimandava sempre per via del lavoro. Non era facile allora. Un giorno un amico gli mise in testa il Venezuela e lui partì. Tornò che era cambiato. Non aveva fatto fortuna, almeno io credevo fosse per questo. Invece, quando stavamo per fare le carte, si scoprì che già si era sposato laggiù. E dov'è adesso? Non so. È ritornato là, credo. Non ho più saputo nulla. Non ho più nemmeno voluto vederlo. Nemmeno sapendo che stavo per avere un bambino. È finita così. La mia Lucetta e basta. Per questo mi sono messa a lavorare per lei. Non pensavo ad altro. Non credevo di trovare qualcuno. Qualcuno che mi capisse e mi volesse bene. E neppure lo cercavo. Ma io ho capito, Maria Teresa. Parola mia. Adesso non mi importa niente. Va bene, quello che è stato. Lo so, Fernando. Anch'io le voglio bene. Ma non voglio che prenda delle decisioni affrettate. Poi ci si pente. Bisogna pensarci e ripensarci. Ci ho pensato, se no non venivo. Il matrimonio è una cosa seria. Si deve vivere insieme tutta la vita. E in un momento difficile, che so, si può rimproverare o rinfacciare il passato. Ma no. Lucetta! Mina, voglio mangiare con te! Lucetta! Lucetta! Scusate, è scappata via. Lucetta, adesso mamma ti porta giù a tavola, eh? Prego. Maria Teresa, senta. Ci pensi ancora, Fernando? Io sono sempre qui. È lei che ci deve pensare. Io per me... Arrivederci. Arrivederci. Dice che si sono sposati proprio adesso. Gabriella, stanno uscendo. Sì, ecco, stanno uscendo in questo momento. Come sì, la cerimonia è stata meravigliosa. Al momento di dire sì, Maria Teresa si è fatta tutta rossa e pensa, Fernando non trovava gli anelli. Ora Amleto si può slacciare il colletto e la cravatta perché gli sta stretto, ma Bruno non vuole. C'è un sacco di gente, gli uomini sono in abito scuro e ci sono anche delle signore con la volpe. Pronto? Tutta gente distinta. In chiesa c'era il coro che cantava l'Ave Maria di Gounod. Proprio come il matrimonio di una diva. Sì, sembrava il matrimonio di una diva del cinema. La madre di Fernando non faceva che piangere. Maria Teresa sembrava proprio un figurino da rivista di mode. Dice che indossa un magnifico tailleur, uguale a quello dell'Ava Gardner quando è arrivata da New York. Ecco, adesso si stanno mettendo tutti in posa per le fotografie. E ci saranno almeno una decina di fotografi. Ci sono almeno una ventina di fotografi. Maria Teresa e Fernando sono un po' impacciati. Bruno ha un vestitino... azzurro, con dei piccoli bois neri e un cappellino di fiori di gelsomino bianchi. È un sogno. Dice che è un sogno. La sorella di Maria Teresa indossa una princesse di crepe chaussette beige, tutta plissé. È un amore. Bruno ha i guanti, la borsetta, le scarpe d'antilope bianche con guarnizioni nere. Sì. Hanno già detto che faranno il viaggio di nozze a Siena, a Firenze e a Venezia. È veramente magnifico. E ora tutti si abbracciano, Maria Teresa bacia tutti, la sorella, il cognato, i fratelli di Fernando. È tutto un abbracciamento. Credo che sarà un matrimonio felice. E siamo ai saluti, ma sono inutili perché fra poco ci ritroviamo tutti al rinfresco. Sono saliti sulle macchine e vanno al caffè Piccarozzi, dove ci saranno anche le bomboniere e i confetti. E ce ne saranno per ognuna di voi. Gabriella dice che ci sono i confetti per tutte. Che succede qui? Che succede? Un guasto, signorina? No, direttore, la centrale va benissimo, soltanto sa, è una delle nostre che si è sposata. Siamo freschi se tutte le volte che una si sposa si interrompe il servizio. No, no, direttore, stia tranquillo, è una cosa molto rara, sa. Naturalmente, non potendoci andare personalmente, cosa vuole, ce lo siamo fatto raccontare per telefono. È stato proprio un bellissimo matrimonio. Beh, per questa volta passi, e auguri. Grazie, direttore. A posto, signorina. Molto gentile.
A posto, ragazzi, a posto, il servizio, a posto, svelte. Ma cosa volete che importi, signori utenti, la nostra vita privata? Qui i matrimoni non contano, non contano i fidanzamenti, non contano i bambini. Su, dovete essere pazienti, gentili, sollecite. Il lavoro è il lavoro, ragazze. Dovete rispondere con precisione e chiarezza. Su da brave, al lavoro. Sì? Bene? Allora, ragazzi.